Siamo a Bari presso l'Istituto Stomatologico Mediterraneo del dottor Roberto Luongo. Il dottore ha gestito oggi il suo primo caso di chirurgia guidata dinamica. Chiediamo al dottore innanzitutto di descriverci quale caso è stato gestito. Allora, il caso gestito era un caso di una dentulia intercalare, ascellare superiore, di un paziente che si era sottoposto precedentemente a due interventi di chirurgia rigenerativa, in particolare in una zona frontale con una chirurgia in blocco e in una zona posteriore con una chirurgia del seno mascellare con un approccio laterale. Siamo quindi rientrati a distanza di circa 6 mesi e abbiamo posizionato gli impianti appunto con, utilizzando una sistematica per me assolutamente nuova, di cui ne avevo sentito parlare soltanto fino a ieri, e abbiamo appunto utilizzato la chirurgia guidata statica, è un sistema assolutamente innovativo e devo dire anche abbastanza semplice, considerando che era la mia prima volta. All'inizio avevo paura di dover cambiare il mio modo di lavorare, in quanto dovevo lavorare innanzitutto in visione indiretta, quindi guardando un monitor e non guardando invece la bocca del paziente. Però devo dire è assolutamente semplice, perché una volta capito il meccanismo è come quando si lavora con lo specchietto in visione indiretta. Si tratta semplicemente di capire che tutti i movimenti sono esattamente al contrario di quelli che si fanno in maniera diretta, quindi siamo andati molto facilmente. Poi tra l'altro ripetevo prima ai colleghi che hanno assistito all'intervento che una volta posizionata la prima la osteotomia, le altre osteotomie con le altre prese sono molto semplici, perché è come se noi abbiamo già spianato la strada e quindi si tratta di ripercorrere la strada già spianata. Ecco, rispetto all'aspettativa che aveva prima di iniziare l'intervento, come ha modificato, come ha cambiato in meglio o in peggio le sue aspettative sulla chirurgia guidata dinamica? Devo dire che le mie aspettative sono state assolutamente esaudite, nel senso che la mia paura era di non avere una precisione che invece avevo con la chirurgia statica, e invece il fatto di poter eseguire il secondo intervento in modalità non flapless ma lembo aperto mi ha permesso anche di valutare, come appunto un San Tommaso ha potuto valutare il sarcofago vuoto nella tomba di Gesù, di poter vedere appunto il posizionamento corretto in assenza di fenestrazioni di indecenza dell'impianto, e quindi assolutamente un posizionamento fedele alla pianificazione che era stata fatta appunto con il software pochi minuti prima. Dottore, grazie per aver condiviso con noi queste esperienze e buon lavoro. Grazie mille. Grazie.